Buongiorno a tutti, okay, possiamo iniziare adesso. Questo è il webinar di Assistance dove presenteremo lo studio sulla sicurezza, sullo stato della sicurezza sui VMI del 2018. Innanzitutto mi presento, sono Jenko Gaviglia, responsabile South EMEA di Health Systems, e in questo webinar ci accompagna Paolo Lanfranchi, che è un esperto su IBMI in generale, in particolare sulla sicurezza. Paolo, ti vuoi presentare? Buongiorno a tutti, sì, io sono Paolo Lanfranchi, mi occupo di BMI diciamo da quando si chiamava S400, quindi dal secolo scorso, e ho avuto esperienze prima in IBM, poi in aziende in ambito bancario, in aziende che si occupavano di servizi cloud e in software house. Perfetto, grazie Paolo. E questo webinar è realizzato in collaborazione con i nostri partner in Italia, VSS Soluzioni EDP. Prima avete sentito parlare Giulia e Stefania, che ci accompagnano anche in questo webinar. Solo ricordare che questo webinar fa parte di una serie di webinars una cosa, Paolo, se puoi silenziare il microfono perché si sente l'eco della mia voce. Perfetto, grazie. Scusate. Dicevo, questo webinar fa parte di una serie di webinar che stiamo facendo già dall'anno scorso, e quest'anno, come vedrete, abbiamo coperto varie aree della S400, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, e continueremo anche il mese prossimo, dove parleremo dei principali errori commessi nella sicurezza IBMI, e poi parleremo di autenticazione multifattoriale, e poi ad agosto, giusto per rendervi perché passiate un'estate gradevole, vi daremo la possibilità di partecipare a un corso di sicurezza sull'IBMI gratuito online. E poi andremo avanti, diciamo, sostanzialmente tutto l'anno. Velocissimamente, proprio un minuto su Health Systems, e ovviamente molti di voi già ci conosceranno. Siamo un'azienda, diciamo, intorno adesso ai 200 milioni di revenue, e questi dati sono dell'anno scorso, oltre 500 dipendenti in tutto il mondo, e un po' di presenza, diciamo, sostanzialmente in tutto il mondo. Io vi parlo da Barcellona, in Spagna, dove è la sede di Health System South EMEA, da dove diciamo, copriamo vari mercati, tra cui ovviamente l'Italia, Spagna, Portogallo, Francia. E la sede centrale di Health Systems è in Minnesota, quindi diciamo nel ghiaccio più completo. Sono stato a gennaio a meno 25 gradi, quindi un posto molto simpatico, comunque vicino ovviamente a Rochester, che è dove è nato, diciamo, la S400. E niente, ovviamente oggi ci concentriamo sulla parte di sicurezza, però è un'azienda che si occupa di molte cose, e non solo su S400, quindi automazione di processi su qualunque tipo di piattaforma, e monitoring di sistemi anche qua su qualunque tipo di piattaforma, managed file transfer e così via. Oggi ci concentreremo proprio sulla sicurezza IBMI, e diciamo, il Systems, come modo di porsi al mercato, un po' non solo proprio di vendere i propri prodotti in modo prettamente commerciale, ma anche di dare realmente informazioni utili ai nostri clienti, ai nostri partner, a chiunque sia interessato. E per far questo, abbiamo varie persone dentro il Systems che si occupano proprio di sicurezza IBMI, quindi due esperti mondiali come Robin Tatham e Carol Woodbury, e siamo anche parti del PCI Security Standard Council. PCI, per chi non lo sapesse, è una normativa della Visa, sostanzialmente, che obbliga tutte le aziende che trattano dati con delle carte di credito della Visa, di essere conformi a una certa politica di sicurezza. E questa presentazione è stata preparata da Robin Tatham, anche uno, quello che dicevo prima, uno dei nostri esperti di sicurezza, e passiamo senz'altro a vedere lo studio. Allora, innanzitutto, come prima parte, ci concentreremo sulla metodologia con cui viene fatto lo studio, no? Come otteniamo questi dati.
Poi vi presenteremo i risultati e poi saremo disponibili alla fine del webinar per qualunque vostra domanda. Ovviamente se avete domande potete farle in qualunque momento e potete farle nello strumento di chat o nello strumento di question and answers e poi le risponderemo alla fine del webinar. Allora, innanzitutto come e perché facciamo lo studio? Sostanzialmente l'idea è da noi come esiste da tanto tempo, abbiamo molti dati sulla sicurezza dei sistemi, abbiamo ovviamente feedback da moltissimi clienti in tutto il mondo e Elsystems ha più di 13.000 clienti in tutto il mondo, quindi ovviamente abbiamo molto feedback reale, no? Su casi reali di clienti. E l'idea è rendere questi dati disponibili per aiutare i manager IT e gli auditor di sicurezza per realmente capire quali possono essere le vulnerabilità a livello di sicurezza del sistema IVMI e cercare di capire quali sono le aree dove bisogna concentrarsi e aiutare anche proprio IT a sviluppare piani strategici per risolvere queste vulnerabilità ove ci fossero. E come otteniamo i dati? Allora, i dati li otteniamo dai security scan. Noi facciamo centinaia di security scan gratuiti in tutto il mondo che vengono effettuati con un software di Elsystems. Il security scan praticamente si esegue nel sistema in pochi minuti, recupera dei dati, genera un report e che poi se l'azienda vuole può essere mandato Elsystems in modo anonimo, quindi non è ovviamente obbligatorio, è assolutamente volontario e anonimo. Tutti questi dati che ci vengono mandati dalle aziende in modo volontario e anonimo vengono poi pubblicati nel security study e i dati che faremo vedere oggi sono tutti i dati dei security scan, siamo fino sostanzialmente a inizio di quest'anno. E abbiamo iniziato a fare questo studio nel 2004, quindi già sono molti anni che lo stiamo facendo e giusto per farvi capire un po' come funziona, vi farò vedere qual è il risultato del security scan e poi entreremo nello specifico nei risultati. Il security scan sostanzialmente fa come dicevo prima, no? Fa un'analisi sul sistema in varie aree e dà un rating di sicurezza, questo che vedete con high, questo grafichino che vedete con high, dove avete la vulnerabilità del sistema nelle 6 aree che lui controlla e vari consigli su come migliorare la sicurezza di quelle aree e quali sono, diciamo, le normative sulla compliance che sono più impattate da un'eventuale vulnerabilità in queste aree. Le 6 aree sono sostanzialmente, questo è il summary, quindi la vista, diciamo la prima pagina dove si ha una vista d'insieme dei risultati, vedete quale 6 aree, in questo sistema abbiamo dei problemi a livello di accesso di reti, sicurezza a livello di utenti e di system auditing e magari qualche, non problemi gravi, però qualche problema minore, diciamo, sulla sicurezza a livello di sistema e sui privilegi di amministratore, mentre siamo a posto per quanto riguarda Public Authority. E quali sono queste 6 aree? Sostanzialmente Network Access sono tutti gli exit point del sistema, se sono protetti, quindi quello che farai è vedere se gli exit point sono protetti da un exit program o se sono accessibili senza sicurezza sostanzialmente, quindi in questo caso in questo sistema vedete sia l'FTP che ODBC che Remote Command sono accessibili. No? Poi vedremo il discorso del Public Authority e quindi quali librerie sono accessibili, diciamo, al pubblico senza avere un livello di sicurezza. Normalmente, diciamo, poi lo vedremo più avanti quando troveremo i risultati, no? Però normalmente le librerie, diciamo, la raccomandazione è che siano di default non accessibili e poi decidere quali sono le persone che possono accedere, mentre l'IBMI normalmente viene al contrario, no? Cioè con le librerie accessibili a tutti eccetto quelle che vengono protette. La terza parte di questo security di questa analisi di sicurezza sono i profili utenti e quindi vedere se ci sono profili utente con inattivi,
che hanno avuto un numero alto di tentativi di accesso con password sbagliata e così via, no? E anche informazioni sulla password, quindi qual è la scadenza delle password, qual è la lunghezza minima e così via, no? Quindi sono tutti dati per stabilire se la sicurezza a livello di utente è accettabile o meno. In questo caso non lo è. E System Security, questi sono i tipici livelli, i tipici configurazioni del sistema, il security level, ma anche altre configurazioni della sicurezza del sistema e di valori critici di sistema che possono impattare sulla sicurezza. Quindi noi abbiamo una baseline, analizziamo qual è la situazione sul sistema e poi diciamo qual è lo scostamento rispetto alla baseline. E poi la parte di system auditing, quindi questo è sostanzialmente quello che controlla, è vedere se l'audit journal è attivo e non solo se è attivo, ma se sta recuperando i dati di cui noi abbiamo bisogno per poter realmente controllare la sicurezza e fare un logging realmente degli eventi importanti sul sistema. Quindi, perché una delle cose che abbiamo visto è che ci sono molte aziende che magari attivano l'audit journal, magari per AK, ma poi alla fine non stanno recuperando gli eventi importanti o se li recuperano li cancellano quasi subito, no? Quindi qua stiamo controllando che realmente questi eventi vengano recuperati ed esistano nel sistema. E poi tutto il discorso dei privilegi di amministratori. Quanti utenti hanno autorizzazioni speciali per poter modificare job, modificare oggetti, o per esempio addirittura di security officer, no? Quindi qui vediamo quanti di questi utenti nel sistema hanno dei privilegi, delle autorizzazioni speciali. Quindi questo è un po' quello che viene generato dal Security Scan. Come vi dicevo, tutte le aziende, noi di Security Scan ne facciamo migliaia, tutte le aziende che partecipano al Security Scan possono decidere in modo volontario, lo ripeto varie volte di modo che sia chiaro a tutti, che è volontario e anonimo, quindi tutti quelli che vogliono possono mandare i dati al Systems e quindi partecipano a questo studio. Quindi se volete partecipare a questo studio, se fate un security scan quest'anno, lo potete richiedere a uno dei nostri partner ed è completamente gratuito, l'anno prossimo i vostri dati saranno inclusi nel report. Quindi andiamo a vedere i risultati di questo studio. Allora, innanzitutto quanti sistemi abbiamo analizzato? Di tutti quelli che abbiamo ricevuto e inviati dalle aziende sono 332, con un totale quasi 200.000 profili, 1.257 profili di media, profili utenti di media per sistema. E oltre 100.000 librerie, 637 librerie di media per sistema. E qui uno dei dati interessanti è proprio il sistema operativo, cioè quali di tutti i sistemi analizzati che sistema operativo avevano. E vediamo che la stragrande maggioranza è su 7.1, sta già aumentando molto 7.2 e già cominciamo a vedere alcuni sistemi in 7.3 e altri anche proprio con sistemi operativi vecchi. Non so se Paolo tu vuoi raccontarci qualcosa sulla situazione, qual è la tua opinione su questa vista d'insieme dei sistemi operativi e dell'aggiornamento dei sistemi che vediamo a livello mondiale. Sì, Genco, secondo me questo è uno spaccato a livello mondiale. A livello italiano probabilmente abbiamo ancora parecchie macchine che hanno delle versioni più vecchie della 5.4 e ci sono anche delle versioni 4. IBM garantisce il supporto solo sulle ultime versioni di sistema operativo. In particolare la versione 5.4, il supporto è terminato nel 2013, per la versione 6.1 è terminato nel 2015 e quest'anno è terminato anche il supporto per la versione 7.1. Avere un supporto sui sistemi dove abbiamo tutti i dati aziendali importanti è quanto mai opportuno. Consideriamo anche che oggi i sistemi operativi, i BMI,
stanno introducendo sempre più componenti che vengono dal mondo open source e quindi le problematiche di sicurezza che vengono incontrate su ambienti non tradizionali BMI, stiamo cominciando ad averle anche sui BMI e quindi avere delle macchine aggiornate è ancora più importante. Normalmente in Italia venivano fatti i cambi di sistema operativo abbinati ai cambi hardware, però oggi i cambi hardware sono sempre più distanziati nel tempo e quindi diventa importante adottare anche una politica di aggiornamento e adeguamento delle release e dei cumulativi di PDF del sistema operativo, secondo me. Grazie. Sì, assolutamente d'accordo. E ovviamente parlando di sicurezza è fondamentale ovviamente avere il sistema aggiornato o quantomeno supportato da IBM. No? E, andiamo un po' più nel dettaglio dei risultati dello studio. E qua per esempio vediamo il security level che diciamo che su tutti i sistemi analizzati quanti sistemi erano a security level 40-50 che diciamo sostanzialmente sono quelli raccomandati e quanti erano a 20-30 e vediamo un numero abbastanza alto di sistemi con security level 20-30 e Paolo quali possono essere le implicazioni di questo tipo di situazione di avere un IBMI con security level 30 o addirittura 20? Il Q-Security come il valore di sistema non è tra quelli più considerati quando si guarda i valori di sistema relativi alla sicurezza, però è il più importante perché è quello che ci determina il comportamento di tutta la macchina. Se noi abbiamo la sicurezza a livello 20 vuol dire che viene controllato solo l'accesso dell'utente, quindi quando l'utente si collega con delle credenziali valide ha libero accesso a tutta la macchina e non è più controllabile. Per poter controllare cosa fa l'utente all'interno della macchina occorre avere almeno un livello 30. Il livello 40 è quello che ci garantisce di non avere programmi che facciano chiamate dirette al microcode, ai moduli del microcode e quindi bypassino quella che è la sicurezza che noi abbiamo implementato e quindi è il livello raccomandato da IBM e consigliato di avere. Concettualmente avere un livello 30 è come se noi chiudessimo la porta di casa a chiave e poi mettessimo la chiave sotto lo zerbino, per cui diventa difficile per qualcuno entrare. Il livello 20 invece è assolutamente deprecato perché è contrario a qualsiasi politica di sicurezza. Cioè sostanzialmente lasceremo la chiave nella toppa, no? Casa? Esatto. Ok. Ok, quindi su tutti i sistemi analizzati il 72% dei sistemi che abbiamo visto erano, diciamo, avevano un livello di sicurezza soddisfacente. Questo vuol dire che ovviamente il 28% dei sistemi non l'avevano. Ma ovviamente anche ci sono molti fattori poi che possono impattare sulla sicurezza. Noi li vedremo uno per uno. Uno di questi fattori, forse uno dei più importanti, soprattutto poi per capire quando stiamo subendo magari una fuga dei dati o che stiamo avendo un problema di sicurezza o dopo averlo avuto sapere quali sono state le cause, è quello che diciamo in un aereo sarebbe la scatola nera, no? Ogni tanto mi esce qualche parola in spagnolo e dopo ormai sono 20 anni che vivo a Barcellona, anche se tendenzialmente ero di Milano, però ormai dopo 20 anni mi vengono le parole in spagnolo praticamente ogni volta che parlo. E quindi dicevo la scatola nera, che è quella che sostanzialmente sta monitorando sempre tutti gli eventi che si verificano nel sistema, che poi può essere utilizzato ovviamente in caso di problemi. Quello che abbiamo visto è che il 17% dei sistemi analizzati non avevano in assoluto attivo questa scatola nera che nell'IBMI è l'audit journal, no? Sostanzialmente. Però anche se gli altri, quello che dicevo un po' all'inizio, no? Molto spesso quello che succede è che magari abbiamo attivo l'audit journal, però non stiamo realmente guardando gli eventi, no? È chiaro, se noi non stiamo controllando cosa succede nel nostro sistema
né in tempo reale né a livello storico, non ci possiamo rendere conto che stiamo subendo un attacco. Per esempio, abbiamo visto un sistema di questi analizzati che aveva avuto 319.005 tentativi di accesso e non è andato a buon fine. Quindi ovviamente era un tentativo di un hacker, no? Quindi così, un numero così alto di tentativi di accesso non andati a buon fine. O per esempio 51 server ne avevano avuti 1000 ognuno. Quindi diciamo, la situazione qui è abbastanza grave ed è una delle prime cose che dovremmo fare, proteggere proprio, o perlomeno sapere, proteggere ovviamente, prima cosa proteggere i sistemi BMI dai tentativi d'accesso e perlomeno e comunque avere attivo lo DJournal per poter sapere cosa sta succedendo nel sistema, no? Non so Paolo se vuoi aggiungere qualcosa sulle conseguenze, per esempio, di non avere attivo lo DJournal. Ma Genco, oggi i sistemi di BMI, i dati e le applicazioni dei sistemi di BMI sono fruibili in una varietà di modi. Non c'è più solo l'utente interattivo, ma abbiamo server che accedono dalla rete, abbiamo applicazioni web, abbiamo servizi FTP che sono attivi, per cui per un amministratore del sistema gestire e avere il polso di quello che succede in macchina è sempre più difficile se ci sono dei sospetti di transazioni errate, diventa difficile andare a capire che cosa succede se non si è attivo l'audit. Il sistema operativo offre un sistema di registrazione, di controllo che è esteso, è configurabile e anche molto granulare, per cui è ottimo e opportuno attivarlo. La mia considerazione è che i dati che produce questo sistema di audit sono un po' grezzi. Inoltre, se abbiamo parecchie transazioni in macchina, possono diventare anche tanti, quindi può essere opportuno in quest'area anche dotarsi di strumenti che ci aiutino nell'analizzare poi questi risultati e nel tenere d'occhio cosa succede in macchina. E grazie Paolo, interessantissimo. E in effetti, un po' quello che diceva Paolo prima, no? Molto spesso anche avere lo DJournal attivo e anche magari stiamo recuperando i dati che dovremmo recuperare, però magari poi sono ovviamente sono in formato RAW, quindi molto difficili da leggere, molto difficili da capire, dobbiamo guardare in vari diversi posti e quindi non sono centralizzati in un unico posto, speriamo di avere varie partizioni e con vari sistemi e così via, quindi diventa difficile ed è un lavoro che normalmente è molto manuale e diciamo difficile anche da eseguire, e quindi siccome è un lavoro complicato, difficile da fare, normalmente nella maggioranza dei casi tutti questi dati vengono ignorati, non si guardano fino a che o succede qualcosa o arrivano gli auditor, che quindi si corre tutti a generare tutti i report spesso a mano, no? Però in questo caso realmente noi stiamo un po', voglio dire, stiamo facendo le cose senza realmente utilizzare lo strumento di journal e per la sua utilità, cioè per sapere cosa sta succedendo nel nostro sistema e se stiamo subendo un attacco, no? E altra parte, diciamo, della sicurezza è tutto quello che si riferisce alle configurazioni, diciamo, quali utenti, chi può accedere ai nostri dati, no? Quindi asterisco public, star public è sostanzialmente un'autorizzazione che viene data spesso alle librerie dell'IBMI, che sostanzialmente significa che qualunque utente autenticato, no? Che può entrare correttamente nel sistema e può accedere a queste librerie. E di default le librerie realmente sono star public, quindi tutte le librerie dell'IBMI di default, se noi non le cambiamo, sono star public. Anche se creiamo una nuova libreria,
di default sarà Star Public, quindi dovremmo cambiarla. E questo di nuovo è quello che dicevo un po' all'inizio, dove dicevo appunto che normalmente tutte le politiche di sicurezza richiedono una configurazione di sistema dove nessuno può entrare negli oggetti, nessuno può accedere agli oggetti, alle librerie del sistema, a meno che non sia esplicitamente autorizzato, mentre giustamente l'IBMI funziona un po' al contrario, no? Quindi se non lo cambiamo. E tra alcune varie delle normative, una di queste è la PCI, quella di cui avevo parlato all'inizio, e che giustamente stabilisce che il sistema deve essere configurato come deny all, quindi diciamo sostanzialmente dove nessuno può accedere eccetto gli utenti specificatamente autorizzati. E tra l'altro nella PCI proprio specifica che alcuni sistemi hanno un allow all, no? Quindi permettono di default, permettono l'accesso a tutti, e proprio giustamente uno di questi sistemi è l'IBMI, che di default è configurato in questo modo. Qual è la situazione nei sistemi che abbiamo analizzato? Quello che abbiamo visto è che la stragrande maggioranza delle librerie hanno public authority, quindi è solo il 10% delle librerie hanno star exclude, che vuol dire proprio quello che sarebbe il deny all, no? Quindi sarebbe la libreria che è configurata come che solo gli utenti specificatamente autorizzati possono entrare. E la stragrande maggioranza hanno non solo lettura, ma proprio anche possibilità di cambiare la libreria, di cambiare l'authorization list e così via. E tra l'altro questa è la situazione delle librerie esistenti, però se guardiamo la configurazione standard su IBMI per vedere quando viene creata una nuova libreria, la stragrande maggioranza dei sistemi hanno configurato SysVal, no? Quindi valore di sistema, quindi sostanzialmente ogni volta che noi creiamo una libreria useremo la configurazione di default, che è quella che dicevamo, che è star change e public. Questo ha delle implicazioni importanti, no Paolo? Sì, dici giustamente che un sistema per essere sicuro deve essere chiuso. Un sistema perché se è chiuso impedisce agli utenti di accedere ai dati se non sono esplicitamente autorizzati. Per fare un'architettura chiusa il primo passo è di avere l'autorizzazione pubblica come exclude, quindi chi non ha autorizzazioni private non deve avere l'accesso. Tra l'altro certe architetture basate sui menu danno delle protezioni solo per chi accede interattivamente, ma abbiamo visto che è facile accedere ai sistemi anche con strumenti diversi dall'accesso interattivo, e in quel caso se la protezione pubblica non è exclude diventa completamente aperto. In questo caso la porta è proprio aperta, non c'è neanche la chiave, non serve. Esatto. Continuiamo con il nostro sistema di male in peggio, no? E allora vediamo da questa porta chi può entrare e quante sono le porte, no? Quindi cominciamo a parlare adesso di quello che è l'accesso al sistema, quindi dei punti d'accesso, quindi degli exit point al sistema, e diciamo la situazione un po' dell'IBMI viene un po' da lontano, siccome i sistemi normalmente la sicurezza, l'IBMI diciamo o la S400 è nato come sistema sostanzialmente scollegato dal resto del mondo, no? Quindi è nato come sistema centrale dove avevamo dump terminals che si collegavano, quindi con un collegamento proprietario sostanzialmente, e quindi le applicazioni che sono state sviluppate all'inizio utilizzavano una sicurezza a livello di menu, no? Quindi siccome tutti accedevano da un dump terminal, alla fine quello che si faceva già, questo utente solo può accedere a queste voci di menu, e siccome solo poteva accedere a quelle voci di menu non poteva fare nient'altro e non aveva altri modi. Ovviamente la cosa è cambiata, ormai l'IBMI è un sistema collegato al mondo, può essere collegato a internet, anzi ecco, è quasi sempre collegato a internet, e ha attivi protocolli di qualunque tipo, TCP/IP, ODBC, FTP e così via, e quindi si può accedere all'IBMI in molti altri modi.
Però molto spesso quello che vediamo è che realmente la sicurezza di molte, molte aziende continua a essere a livello di menu. E se noi pensiamo l'ODBC, cioè uno di questi protocolli, se noi pensiamo se una qualunque persona che si installi Client Access avrà sul suo Excel questo fantastico menu dove se fa clic sul menu può direttamente andare a prendere i dati dall'iSeries o scrivere i dati sull'iSeries. E prima abbiamo visto che la maggioranza degli utenti hanno magari accessi alle biblioteche con StarChange, quindi che possono modificare le biblioteche, quindi realmente magari potrebbero direttamente scrivere, non solo leggere, che già è grave, ma anche proprio scrivere dati, no? Sull'IBMI e magari rompere direttamente le applicazioni o distruggere i dati che abbiamo, no? E ovviamente non è un qualcosa di complicato. Se una volta per poter accedere all'IBMI avevo bisogno realmente di un qualcuno che sapesse come entrare, adesso anche per errore magari un qualcuno può entrare con Client Access e leggere o scrivere dati. E vediamo un po' la situazione quindi di tutti i servizi. Per esempio prendiamone uno, l'FTP, e quello che vediamo è che solo il 6% dei sistemi avevano FTP come che parte, diciamo, auto-starting, no? Quindi che parte all'inizio nell'inizio del sistema, ma già un 23% avevano regsec. Regsec ci permette di eseguire comandi sostanzialmente remoti dall'esterno. E tutti questi FTP, regsec, ma ovviamente anche ODBC, TCP/IP e molti altri e molte altre porte d'entrata dell'IBMI, sin dal 1990 sono state protette da IBM con quello che si definiscono exit points, che sono sostanzialmente delle interruzioni degli accessi dove io posso scrivere un programma e definire chi può entrare, quindi un programma che si chiamerà exit program, dove io definisco realmente chi può entrare attraverso quella porta o meno, quindi definisco esattamente quali sono le persone e le condizioni con le quali si può entrare. Quindi la funzione dell'exit program può essere sviluppata a mano, quindi chiunque può sviluppare un exit program per proteggere un exit point, ma va fatto, si può fare a mano, si può fare con dei tool di health systems o di altre aziende, però è comunque qualcosa che va fatto e in effetti è una delle cose, uno dei primi interventi che noi suggeriamo, perché permette di decidere chi può entrare e poi di avere un controllo di chi è entrato e di chi non è entrato. Quindi abbiamo anche notificazioni di chi ha cercato di entrare e non è entrato. E vediamo quanto le aziende hanno implementato questo tipo di tecnologie. Vediamo che solo il 30% delle aziende di questo studio sulla sicurezza hanno perlomeno un exit program implementato negli exit point, perlomeno uno, solo il 30%, vuol dire che il 70% delle aziende che hanno partecipato a questo studio non hanno nessun exit program implementato, quindi non stanno proteggendo nessun exit point. E se andiamo a vedere quante aziende hanno coperto tutti gli exit point del sistema, solo il 6%, quindi il 94% delle aziende hanno almeno un exit point non protetto. E qua vediamo un po' un dato un po' più con maggiori informazioni, dove vediamo che 110 aziende avevano protetto 0 exit point, la stragrande maggioranza, 17 solo uno e così via. Quindi pochissime sono quelle che hanno protetto praticamente tutti gli exit point. E quali possono essere le conseguenze, Paolo, di lasciare sprotetti gli exit point? No? Sono sicuro che userai un'analogia con una porta e le chiavi, no? Può darsi, però volevo riallacciarmi alla tua considerazione che facevi prima, che siamo abituati a pensare a una S400 che ha i terminali collegati in Twinas e comunica con il protocollo SNA. Questa è una macchina che oggi non esiste più. Oggi abbiamo un IBMI che usa prevalentemente il protocollo TCP/IP. Il protocollo TCP/IP prevede che l'IBMI attivi dei server, dei servizi o daemon, come il TEN, come l'FTP o altri servizi di questo tipo, e che vengono oggi
consumati da una pletora di dispositivi che sono presenti in rete, perché nelle reti oggi abbiamo i più disparati dispositivi e quasi tutti questi dispositivi sono in grado di fare degli accessi telnet o FTP. Possiamo parlare sì di PC, ma anche di tablet o di stampanti o IoT e cose varie. Occorre anche considerare che dei protocolli come l'FTP o l'SQL sono conosciuti anche da chi non conosce l'IBMI e quindi diventa facile avere degli accessi ai dati, prelevare dati anche da chi non siamo abituati a pensare lo possa fare. Il modo migliore per controllare queste cose e per prevenire o capire che cosa succede al nostro sistema è quello di implementare gli exit point, cioè andare a, io consiglio sempre di utilizzare dei prodotti che si installano in questi exit point, si comportano come dei firewall applicativi e ci permettono di bloccare degli accessi, registrarli e di fare delle analisi su quello che è successo dalla rete in modo da capire anche che cosa succede. Perfetto, grazie Paolo. Ok, andiamo avanti e passiamo a diciamo questa sarebbe la conseguenza di quello che diceva Paolo, no? di non proteggere il sistema con Exit Program, e passiamo a parlare degli utenti, quindi quello che definiremo un powerful user, quindi un utente con autorizzazioni speciali, cioè sostanzialmente un powerful user è un qualcuno che ha delle autorizzazioni speciali, quindi da amministratore, e che ha autorità agli oggetti e ovviamente un server con una politica di sicurezza permissiva, quindi che permette di accedere sostanzialmente a tutti gli oggetti, a tutte le librerie, che da quanto abbiamo visto nei dati che abbiamo appena visto sono la maggioranza dei sistemi. Quanti utenti di media avevano nei sistemi analizzati autorizzazioni speciali? Tantissimi, qui vedete il numero di utenti di media per sistema, quindi questo vuol dire che di media nei sistemi analizzati, per esempio, abbiamo 550 utenti con autorizzazione speciale JobCTL e diciamo intorno ai 70 con Secure Admin, ma poi anche tutti gli altri privilegi, ovviamente ognuno di questi permette di fare cose realmente da amministratore che gli utenti normali non dovrebbero poter fare, e il fatto di avere così tanti utenti con autorizzazioni speciali significa che molto spesso un utente normale, quindi magari una persona che lavora in contabilità, in magazzino, eccetera, in Pectore, diciamo, ha la possibilità magari di controllare tutti i job di sistema, di bloccare un job, di farlo partire, di modificare gli oggetti, di far partire un servizio, di fermarlo e così via. E questo è realmente un qualcosa che non dovrebbe succedere, che può avere delle conseguenze molto importanti, no Paolo? Sì, io faccio una considerazione. Un utente normale per lavorare e usare le applicazioni che sono presenti sui sistemi BMI non ha bisogno di nessuna autorizzazione speciale. Purtroppo ci sono tante applicazioni che quando creano gli utenti li creano con le autorizzazioni di un programmatore e questo non serve. Altre applicazioni richiedono degli utenti con autorizzazioni speciali per fare l'installazione e poi questi utenti vengono abbandonati in macchina con queste autorizzazioni però importanti. E basta fare una considerazione che un utente che ha l'autorizzazione JobCTL, per vedere quella più concessa, è in grado di spegnere il sistema. Allora io non lascerei a chiunque utente la possibilità di spegnere il sistema. Per tornare alle chiavi, non lascerei a chiunque il mazzo di chiavi che mi chiude la porta, ecco. Certo.
Soprattutto perché poi un po' quello che abbiamo visto nei grandi scandali, no, relativi alla sicurezza che abbiamo visto in questi ultimi anni, la stragrande maggioranza di questi scandali proprio avviene dovuto a un qualcuno all'interno, che può essere magari malafede, ma molto spesso anche persone in buona fede, no, che magari fanno un errore o recuperano i dati pensando che lo debbano fare o che lo possano fare, o magari proprio assolutamente per errore, pensando che fossero degli altri e magari creano dei problemi o comunque possono dar luogo a una fuga di dati. No? Abbiamo avuto dal 2005 36 milioni di record che sono stati, diciamo, sostanzialmente trafugati dovuti a un qualcuno all'interno dell'azienda e con perdite anche importanti. E la perdita mediana è stata intorno ai 4 milioni di dollari e, cosa ancora più grave, spesso questi tipi di filtrazioni non si scoprono subito. Di media abbiamo avuto sono state scoperte 18 mesi dopo, di media no, di mediana, però insomma 18 mesi dopo. Questo può succedere anche dovuto alla politica che abbiamo degli utenti per quanto riguarda le autorizzazioni speciali, ma anche proprio la politica più di sicurezza stretta dei profili utenti, quindi della gestione delle password, no? E quindi vediamo un po' i risultati dello studio e sui sistemi analizzati. Vediamo che la stragrande maggioranza dei sistemi richiede una password minima di 6 caratteri e normalmente si considera una password sicura dagli 8 caratteri in su, che realmente sono abbastanza pochi di media i sistemi. Abbiamo addirittura 3 sistemi che avevano una password minima di un carattere, che è difficilissima da indovinare, però insomma comunque vediamo che la maggioranza tra i 6 e gli 8, 6 realmente non è sicuro, neanche 7, 8 dovrebbe essere sicuro, però comunque diciamo che 6 comunque una password accettabile. Però se consideriamo questo criterio in combinazione con altri, vediamo il discorso della scadenza password. La stragrande maggioranza scadono dopo 90 giorni, ma avevamo 42 sistemi dove le password non scadono mai, che ovviamente questo è un qualcosa di abbastanza pericoloso. Il fatto che un utente abbia la stessa password per anni e anni e anni aumenta esponenzialmente le possibilità che questa password la possano sapere anche altre persone. Normalmente, ovviamente, le password, oltre alla lunghezza e alla scadenza, abbiamo anche proprio i limiti, tipo di caratteri, quindi obbligare ad avere, non so, un numero, un carattere speciale, una lettera e così via. Il 96% dei sistemi non avevano nessun limite impostato. Quindi questo rende più facile a chiunque indovinare le password. Ultimo criterio importante per quando pensiamo alla protezione dei profili utenti è il numero di tentativi permessi. E vediamo che qui, fortunatamente, la maggioranza dei sistemi, 66, hanno un massimo di 3 tentativi. Quindi se sbaglio la passo 3 volte, alla terzo il mio profilo utente viene disabilitato. Però molti sistemi permettono molti più tentativi e addirittura 6 non avevano nessun massimo. Probabilmente uno di questi sistemi era quello che aveva avuto più di 200.000 tentativi di accesso che neanche se ne erano resi conto, no? Quindi questo a livello di sicurezza, diciamo, prendendo in considerazione tutti questi dati, no? In funzione della lunghezza della password, caratteri speciali, scadenza e tentativi di accesso, fa sì che realmente quello che possiamo vedere è che molti sistemi realmente sono vulnerabili, no, Paolo? Beh, sì, diciamo che avere delle password senza nessuna scadenza oppure senza il controllo di storicità, cioè che impedisca di cambiare la password rimettendo la stessa password, che poi equivale a non cambiarla, o magari anche una password banale, quindi uguale al profilo utente, diciamo che per
per rifarci il nostro esempio, è come se uscissimo di casa lasciando la porta aperta. Se poi non abbiamo neanche attivato l'audit, come dicevamo prima, se qualcuno ci porta via qualcosa, noi neanche ce ne accorgiamo. Certo, certo, chiaro. E continuando con il discorso delle password, per esempio, che giustamente ha appena detto Paolo, nei sistemi analizzati 116 profili avevano la password uguale al numero del profilo utente e 70 di questi erano anche attivi, quindi non difficilissimi da indovinare. Ancora peggio, un sistema aveva 1122 profili utenti con le password di default, quindi quelle che vengono generate dal sistema di default. E il 53% dei sistemi, quindi non solo uno aveva dei problemi, ma il 53% dei sistemi aveva più di 30 profili con password di default. E il 29% dei sistemi più di 100 profili con password di default. Quindi stiamo vedendo grandi vulnerabilità in molti, molti dei sistemi. E forse questo forse è ancora più grave, abbiamo visto 402 profili utenti dormienti, diciamo, quindi con più di 30 giorni di inattività, di cui 247 erano attivi, che normalmente i profili inattivi sono quando un hacker cerca di entrare su un sistema, le prime cose che cerca di capire sono quali sono i profili inattivi, no? E utilizzare uno di questi. E oltre a questo, un'altra delle cose che possiamo vedere nei sistemi è anche proprio i virus sul sistema UMI, ovviamente non sulle librerie di sistema native IBMI, ma sull'IFS, no? Che quindi contiene oggetti diciamo di tipo Windows, no? Quindi, in un IFS di un sistema analizzato abbiamo trovato 248.095 virus, perché ovviamente se noi abbiamo dei virus nel sistema e su qualche Windows, poi magari questi file possono finire nell'IFS, e poi siccome nell'IFS normalmente non vengono analizzati perché si ha l'idea che nell'IBMI non ci siano virus, e rimangono lì e poi possono infettare di nuovo i PC, no? Che magari loro hanno l'antivirus, i PC, ma siccome non ce l'abbiamo nell'IBMI, poi i virus si continuano a diffondere. Quindi sostanzialmente un po' quello che stiamo vedendo con questo studio sulla sicurezza, stiamo vedendo che ovviamente sappiamo già da tempo che molte aziende importanti a livello mondiale, sia in qualunque settore, sia dalla finanza, manufacturing, retail e così via, hanno i loro dati critici sui sistemi IBMI. Però quello che stiamo vedendo è che c'è un po' una sorta di tormenta perfetta che si sta preparando, no? Dove abbiamo una situazione dove normalmente gli esperti IBMI non sono molto attenti alla sicurezza, quindi questa è una delle cose che abbiamo visto in questo studio e un po' come esperienza trattando con molte aziende in tutto il mondo. E altra cosa che abbiamo notato è che in generale tra gli esperti di sicurezza normalmente non conoscono molto l'IBMI. E quindi queste due situazioni, insieme al fatto che la maggioranza dei dati su IBMI non sono realmente sicuri, perché l'IBMI è un sistema che può essere reso sicuro, ma che non è sicuro di per sé stesso, e abbiamo peraltro utenti molto potenti, quindi con molte autorizzazioni speciali, e quindi bisogna fare qualcosa. E noi diciamo abbiamo una serie di consigli per cercare di fare un qualcosa velocemente, no? In inglese lo chiamano il low hanging fruit, no? Che sarebbe i frutti più bassi, diciamo, che pendono più bassi dall'albero, no? Quindi quelli più facili da prendere, no? Quindi ovviamente la sicurezza, ci sono tantissime cose che si possono fare, e peraltro la sicurezza è un qualcosa che non è mai raggiungibile al 100%, no? Quello che bisogna fare è cercare di essere i più sicuri possibili, no? Perché anche se abbiamo, ritornando all'analogia di Paolo, no? Abbiamo una casa sicurissima, con una porta blindata, con una serratura sicurissima, allarme, eccetera, c'è sempre la possibilità che entrino dei ladri, no? Però quanto più sicuri siamo,
e quanto più sicuri siamo, quanto meno probabilità avremo di subire un attacco. Questa volta non ho messo una slide che forse se qualcuno ha già partecipato a uno dei miei webinar metto spesso, che è la slide con un orso che insegue una persona, no? Che è anche una famosa barzelletta tipica, molto tipica negli Stati Uniti, che sostanzialmente quello che dice che non è necessario essere più veloci dell'orso, è sufficiente essere più veloci delle altre persone che sono con me quando l'orso ci corre dietro, no? Quindi perché ne prenderà solo una e prenderà la più lenta, no? Quindi un po' con la sicurezza il discorso è simile, no? Quindi quello che vogliamo fare è consigliarvi 5 azioni che si possono fare velocemente con uno strumento, magari software o anche senza di esso, anche a mano, per aumentare notevolmente la sicurezza dei sistemi. Non so se Paolo ci puoi spiegare un po' queste 5 azioni, di modo da dare consigli, no? Anche proprio per agire a tutti i partecipanti a questo webinar. Ma io farei una considerazione che sugli ambienti PMI ci sono sempre o quasi sempre dati importanti per l'azienda, cioè l'PMI non è mai una piattaforma che eroga dei servizi banali di rete, ma custodisce sempre dei dati importanti per l'azienda. Quindi il mio suggerimento è di costruire un'architettura di sicurezza, andando a fare un censimento degli utenti, eliminando quelli non più usati, andando a definire delle politiche di gestione della composizione delle password e delle scadenze delle password, andare a normalizzare il database, andando a impostare le autorizzazioni pubbliche e quelle private e i proprietari. E poi è importante avere dei prodotti sugli exit di rete per proteggere la rete, il firewall di rete, e a quel punto è anche corretto avere attivato un audit che ci dia delle registrazioni e un prodotto che ci dia anche della reportistica e delle informazioni di compliance su questo. La sicurezza, secondo me, no, deve, è una metodologia di lavoro, non deve essere del lavoro in più da fare e soprattutto non deve essere un'operatività in più per l'utente, ma deve solo garantire o aiutare l'utente a non commettere errori. Grazie, Giacomo. Grazie Paolo. E quindi, diciamo, oltre a queste azioni che ci ha spiegato Paolo, ovviamente noi non oltre, anzi, per aiutarvi, no, a proteggere i vostri sistemi, molte cose possono essere fatte manualmente, ma ovviamente noi vi possiamo aiutare molto perché nel Systems abbiamo una serie di prodotti sulla sicurezza IBMI e anche altri sistemi, soprattutto nel mondo Power, no? Quindi PowerX o Linux, e per proteggere, proprio per poter gestire la sicurezza e per proteggere i vostri sistemi. Quindi, senza entrare nel dettaglio di ognuna delle soluzioni, però sostanzialmente abbiamo prodotti ovviamente per fare un assessment della vulnerabilità, che è il Security Scan di cui parlavamo all'inizio, abbiamo prodotti per proteggere tutti gli exit point, quindi un prodotto che si installa automaticamente protegge tutti gli exit point e ci dà un audit di tutti gli accessi andati a buon fine o meno, un prodotto che genera tutti i report di dettaglio, quindi il Security Scan quello che fa è generare un report d'insieme un po' con una overview di quello che è lo stato del sistema, no? Però se poi vogliamo entrare nel dettaglio, sapere quali sono esattamente i profili utenti che hanno la password di default, quali sono le configurazioni di sicurezza, quali sono i report di cui ho bisogno per essere compliant a livello di PCI, GDPR o altre politiche, quindi questo prodotto permette di generare automaticamente tutti questi report. Altro prodotto che permette di crittografare tutti i dati su IBMI, questo è particolarmente interessante in ottica GDPR, sapete che su GDPR i dati che parte diciamo, tra 10 giorni cioè, va dato una cura speciale a tutti i dati sensibili e uno dei modi più semplici per proteggere i dati è quello di crittografarli, ovviamente se li abbiamo crittografati
anche se ce li rubano, anche se vengono, se abbiamo una fuga dei dati, nessuno li può leggere, no? Quindi non siamo responsabili da questo punto di vista della fuga dei dati. E abbiamo un prodotto che permette di crittografare in modo molto semplice i dati sensibili su IBMI. Un antivirus, quindi, che prima abbiamo visto un risultato dello scan del nostro prodotto antivirus, ovviamente l'antivirus anche poi realmente riesce a togliere i virus dal sistema ed è un antivirus nativo su IBMI, AIX e Linux, e tutto prodotti di Identification and Access Management, quindi IAM, quindi che permettono di gestire i profili utenti, di modificare, quindi avere profili utenti, magari anche gli amministratori possono lavorare normalmente con profili utenti normali, nel momento in cui hanno bisogno di un'autorizzazione speciale la richiedono, in funzione di certe condizioni questa viene data, ma tutto quello che viene fatto può essere auditato. Tutta la gestione dell'intercambio di file, quindi manage file transfer, quindi la possibilità di poter inviare e ricevere file a terze parti, a filiali, a partner, a clienti, a fornitori, in modo assolutamente sicuro, con automazione dei flussi, e tutta la gestione della politica di sicurezza, quindi poterla in qualche modo automatizzare, quindi definire qual è una baseline della mia politica di sicurezza e implementarla su tutte le partizioni di sistema, e poi il monitoring della sicurezza in tempo reale, quindi tutti gli eventi che si stanno verificando nel mio sistema, non solo metterli via di modo da poi fare dei report, ma sapere in tempo reale cosa sta succedendo. Queste sono varie soluzioni, se poi avete bisogno di informazioni su alcune di loro potete chiedere direttamente a uno dei nostri partner, a WSS o Soluzioni DP, e se avete dei dubbi, io quello che sempre suggerisco è di partire con il Security Scan. Se non l'avete già fatto, vi consiglio realmente di farlo, perché non, tra l'altro non ha nessun costo, assolutamente gratuito, include una licenza di 7 giorni, e se volete anche un'analisi da uno dei nostri esperti di WSS e Soluzioni DP, e che vi può aiutare a interpretare i dati. Realmente si esegue molto velocemente, in meno di un minuto, e se poi volete potete trasmettere al Systems i vostri dati in modo anonimo, e quindi l'anno prossimo il vostro sistema sarà anche parte dei sistemi che analizzeremo e che saranno parte del Security Study che presenteremo l'anno prossimo. E, se volete sapere di più di sicurezza in generale, io vi consiglio di andare nella web di healthsystems.com, abbiamo anche una pagina in italiano dove sfortunatamente ancora ci sono meno informazioni rispetto all'inglese, ma nell'inglese realmente ci sono una quantità notevole di informazioni, ovviamente sui nostri prodotti, ma non solo sui nostri prodotti, proprio in generale sulla sicurezza. In particolare, se andate nella sezione di compliance and audit e andate nella parte di GDPR, ci sono realmente tantissime informazioni sulla normativa GDPR, consigli su come essere conformi e in generale comunque informazioni su qualunque su qualunque tema relativo alla sicurezza su IBMI. Quindi vedrete che, io sinceramente non vi mento, l'80% secondo me delle informazioni disponibili sono informazioni che possono essere utili in generale. Poi ovviamente ci sono anche informazioni sui nostri prodotti e qualunque altra cosa potete chiedere a noi. Sulla web peraltro trovate informazioni anche su IT Operation Manager, quindi non solo sulla sicurezza, e su tante altre cose, per esempio automazione dei processi, questo sì, su qualunque tipo di sistema. A questo punto vi chiederei se possiamo darvi tempo per scrivere le vostre domande, e non so se Fania e Giulia, se c'è già qualche domanda da parte dei partecipanti. Ok, stavo guardando se abbiamo qualche domanda. C'è una domanda se manderemo questa presentazione e se è stata registrata. Sì, la risposta a entrambe le domande è sì, poi dopo questo evento riceverete una copia di questo PowerPoint e anche un link della registrazione dell'evento. E vedo qua una domanda, magari più per Paolo che è il nostro esperto di sicurezza. Se dovesse fare una cosa di sicurezza, quale sarebbe? Beh, come minimo il valore più security a 40 e poi un censimento degli utenti.
Certo che da quanto abbiamo visto è una delle aree, diciamo, dove potenzialmente abbiamo visto più problemi, no? Nei sistemi analizzati, la sicurezza a livello di utente. Sì, infatti, poi ci sono anche le autorizzazioni pubbliche che vanno gestite, però quelle degli utenti è dove ho visto più scoperture in questi report. Ok, perfetto, grazie. Abbiamo qualche altra domanda, però siccome siamo un po' in ritardo risponderemo individualmente alle persone che ci hanno fatto le domande. E niente, vi ringrazio per aver partecipato e vi ricordo che saremo anche, magari Stefania o Giulia aiutatemi tra non tantissimo, cos'è? Sì, certo, giugno. Parteciperemo il 7 giugno all'API Day a Milano appunto per festeggiare anche noi i 30 anni della S400 e quindi insomma per tutti coloro che ci hanno seguito anche in questi mesi nei webinar sarebbe l'occasione anche per incontrarci dal vivo, presenteremo ancora, avremo appunto uno spazio sia come stand dove potete venire a incontrarci e eventualmente richiedere anche qualche demo dei prodotti che in questi mesi avete avuto anche modo di così vedere e ci sarà poi un nostro intervento sempre a cura di Ienco e anche dei nostri esperti VSS con Luca Verzicco e Marco Moret per Soluzioni DP per parlare sempre del tema della sicurezza su S400 anche in ottica GDPR, quindi insomma potete iniziare già ad iscrivervi direttamente dal sito degli organizzatori, quindi FAC400, l'evento API, poi nei prossimi giorni anche direttamente dai siti di Soluzioni DP e VSS. Perfetto, grazie Stefania. Se avete ulteriori domande potete scrivere direttamente a me o a Paolo o direttamente ai nostri partner Soluzioni DP e VSS. Grazie, ci vediamo il mese prossimo o a FAC 400 o comunque nel prossimo webinar a metà giugno e poi a breve annunceremo anche una serie di webinar non ovviamente continueremo con la serie di webinar sulla sicurezza di BMI, ma aggiungeremo anche una serie di webinar sull'automazione dei processi, in particolare sulla Robotic Process Automation, RPA, che sostanzialmente è un modo di rendere i processi, di automatizzare i processi utilizzando robot che possono eseguire le operazioni che eseguono gli umani, come magari leggere una fattura, leggere i vari dati della fattura e metterli nel sistema, eccetera, tutte queste attività che le aziende fanno manualmente e vi faremo vedere un prodotto che permette di farlo in modo automatico utilizzando dei robot software. Niente, ci vediamo il mese prossimo e grazie a tutti per partecipare. Grazie Paolo per la tua partecipazione. Grazie Genco per l'ospitalità e buon pomeriggio a tutti. Grazie, buon pomeriggio.